Sor Marta, ci spiega che cosa sta avvenendo da Zer, qual è l'esperienza che vivete ogni giorno? L'esperienza di ogni giorno è quella di questa costruzione di questo monastero, che in realtà è la presenza di una comunità che si costruisce costruendo un luogo, una presenza, uno spazio dove tutti possono essere accolti e ritrovare se stessi in un rapporto con Dio. Questa è fatta di molta quotidianità, piantiamo, coltiviamo, costruiamo, lavoriamo con la gente del posto e anche preghiamo, entriamo nella preghiera in arabo, costruiamo relazioni con i cristiani musulmani presenti, quindi è una relazione con Dio, una relazione con gli uomini che si approfondisce. La Siria è un territorio difficile, guerra, Covid, pandemie varie, il terremoto. Che senso ha la vostra presenza? Perché state lì e perché costruire un monastero, un simbolo così grande, se è solo un simbolo oggi? Beh, è un po' nell'ordine della follia, ma anche della gratuità. Prima di tutto gratuità verso Dio. Un monastero ha senso perché cerca di sostenere la presenza di un'umanità che si cerca, cercandosi in un rapporto con Dio. In questo senso vale sia per la comunità cristiana, ma anche per la comunità musulmana, per tutti quelli che cercano la verità. Sostiene di fatto il fatto di essere presenti, di rimanere, proprio perché è una terra provata, una terra da cui si spera di sfuggire, il fatto di costruire e rimanere dà una stabilità e cerca di dare una speranza. Fondamentalmente il nostro scopo è di dare speranza per il futuro e questo passa attraverso il dare lavoro, l'immaginare insieme una bellezza possibile anche dove tutto è distrutto, dove tutto è difficile. Ma questo ci aiuta anche a trarre da noi la forza vera, che è quella nel cuore dell'uomo, che sempre può trovare una via, sempre può trovare una positività, sempre può trovare la possibilità di ritrovare le radici e quindi anche una vita nuova. Questa è la speranza che cerchiamo di vivere con la nostra gente.